Margherita Altomonte, capitano della Pallavolo Cerignola, partita bellissima, intensa, emozionante. Avete vinto bene 2-7, poi nel terzo veramente c'è stato un qualcosa che ha fatto infuriare Michele Valentino, l'abbiamo visto, ma alla fine avete portato a casa questa importante vittoria. Sì, allora il terzo set, dopo quando si è avanti di 2, è sempre un po' difficile da gestire, bisogna mantenere un certo tipo di concentrazione e soprattutto all'andata contro di loro, noi eravamo avanti 2-0, quindi probabilmente la preoccupazione che potesse riaccadere o il fatto che ci siamo approcciati in maniera molto, l'approccio è importante, per cui nel momento in cui magari abbiamo, non siamo state lucide e precise come nel primo e nel secondo set, certo, abbiamo avuto qualche decisione, però l'importante è stato appunto portare a casa. Vittoria importante anche in chiave playoff dopo la sconfitta di Sernia. Sì, allora adesso siamo tutte vicine come la classifica, è evidente insomma dalla classifica, però per noi adesso, a prescindere da quelli che sono i punti, per noi l'importante è fare più punti possibile. Io penso che dobbiamo puntare a questo perché ce lo mettiamo, per cui dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse una finale. Come anche la prossima contro Pescara in casa? Sì, assolutamente, se adesso tutte le partite sono importanti perché si avvicina, come dire, il finale di stagione, tutti vogliono fare bene e noi dobbiamo dimostrare che abbiamo lavorato bene in questi mesi, quindi tutte le partite sono importanti. Grazie capitano.